Buona domenica e bentornati a questo appuntamento con le novità fumetti della settimana. Una settimana, anche questa, abbastanza ricca di uscite un po' spillatose e tanti manga. E andiamo a vederli, ma solo dopo avervi ricordato rapidamente i miei social. Mi trovate tutti i giorni live su Twitch dal lunedì al venerdì alle 18 e la domenica alle 21. Ma non questa settimana, perché non sono in Italia, ma magari qualche live la farò. Poi, secondo canale YouTube, Cantina Pelata, in cui ricarico le live di Twitch. Se non le avete guardate e vi manco, tranquilli che escono video da qui fino a quando torno, almeno lì, per cui li potete recuperare e avere la mia compagnia fantastica. Poi, gruppo Telegram in cui parliamo di fumetti, canale con notifiche e canale con le offerte, pagina su Instagram. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link ai miei social e anche ai fumetti di cui vi parlo. Se volete aiutarmi a mandare avanti questo progetto, beh, potete utilizzare quei link per comprare fumetti su Amazon e mi aiuterete un sacco. Quindi, andiamo come sempre a incominciare con DC Comics e partiamo da Crisi Oscura sulla Terra Infinite, terzo volumetto, anche se ancora una volta non ho moltissimo da dirvi su questa cosa, perché non ho ancora iniziato a leggerla, perché devo sempre recuperarmi la Justice League ed è un po' un casino e non è stato proprio un periodo di piena libertà mentale, perché dovevo prepararmi per un viaggio in Giappone. Vabbè. Comunque, cercherò di farlo al mio ritorno, farò tipo una settimana di letture intensive per recuperare un po' di roba. Non ne stanno parlando benissimo in tanti, anche se devo dire che almeno dal punto di vista grafico ci stiamo. In questo numero troviamo sia il crossover principale con il secondo episodio, ma anche Dark Crisis Young Justice con uno spin-off dedicato ai giovani supereroi DC. E a proposito di giovani supereroi DC, guardate che agganci incredibili, ecco a voi Superman 46 con John Kent Superman. Ora, non mi fate descrivere quanto io odi questa pettinatura. Ma, a parte questo, continuano le avventure giovanili del nostro Superman con ben 3 episodi della sua serie regolare, ovvero i numeri 10, 11 e 12 di Superman Son of Kal-El. Testi, come sempre, di Tom Taylor, disegni di Chan Tormey e Ruairi Coleman per delle avventure strambe. Comunque, boh, abbiamo anche Batman. Non è che sia super appassionato al Superman attuale e anche qua sono un po' indietro. Con DC devo dire che continuo ad avere un po' di problemi nelle letture, ma fa niente, cercheremo anche qua di metterci in pari. E poi abbiamo il sesto capitolo dei migliori del mondo, Batman e Superman. Su questa in realtà sono in pari, non ho ancora letto questo numero, ma vabbè. E in particolare questo è dedicato ovviamente a Robin e scopriremo un po' che fine ha fatto. E sì, c'è anche Batman sul trapezio, non lo so. In ogni caso, credo che la serie si prenda una breve pausa, perché in questo slot, nel prossimo numero, ci sarà Dark Knight of Steel, e comunque, ovviamente, ritornerà, immagino, quanto prima, perché in America è una serie regolare e continua. Carina e interessante, grazie ai testi di Wade, e in questo numero nello specifico, ai disegni di Travis Moore. E a questo punto passiamo a Marvel, ma prima di passare a Marvel, vi piace la mia maglietta? È Marvel! E se la volete potete trovarla su Pampling e acquistandola con il codice Pelati e Fumetti. Oltre a ricevere dei calzini omaggio, mi darete una mano anche qui a mandare avanti il canale. Quindi, se volete vestirmi, codice Pelati e Fumetti su Pampling, link in descrizione anche di questo. Ma lo sapete, è la terza settimana del mese di uscite Panini e quindi settimana mutante. E iniziamo con il gran finale di Judgment Day, Axe, che non ho ancora letto nemmeno questo. Però sono in pari, quantomeno. Non ho idea di come finirà la serie, non mi ha appassionato particolarmente. Testi di Kieron Gillen, disegni di Valerio Schiti e Ivan Fiorelli, che tra l'altro spesso è in chat da me su Twitch, ma vabbè. Ciao Ivan. Vediamo un po' come si conclude la storia e già Panini ci annuncia il prossimo crossoverone, Sins of Sinister, che giustamente avrà il titolo in inglese. Panini sembra farlo apposta a tradurre i titoli che non andrebbero tradotti e non tradurre quelli che si potrebbero tradurre, visto che da noi Sinister è Sinistro. Che casino. I peccati di Sinistro, ci sta, il personaggio si chiama così, vabbè. Ma Judgment Day continua anche sul numero di X-Force, in cui c'è ancora Kraven che caccia i mutanti. Contro l'altro, i dinosauri peggio disegnati da anni. Io non so cosa gli è preso al povero Robert Gill, ma mio Dio, cos'è questo coso? E soprattutto, cos'è questa sorta di stegosauro seduto? Qui tra l'altro Wolverine stacca la coda e lo usa come arma. Però tranquilli, nessun vero animale è stato ferito, perché sono dinosauri olografici. Non è nella realtà, ma tipo nella stanza del pericolo. Comunque, meh. Poi continuano gli X-Men con il numero 18 di Duggan, grazie anche ai bei disegni di Joshua Cassara, molto molto carini. Non so cosa aspettarmi dalla serie, però vabbè, c'è Ciclope, quindi evviva. Magari la storia non sarà il top, ma i disegni sì.
E poi abbiamo Immortal X-Men, numero 9, all'interno due storie, come sempre. La prima è stata da Immortal X-Men 8 di Kieron Gillen con Michele Bandini. E poi X-Men Red, sempre numero 8, di Ali Ewing con i disegni di Madibek Musabekov, che non conosco, però non disegna male, devo dire, nel complesso. Un numero che sembra molto molto incentrato sul Cable e sulla cosmicità. Continuo a dire che non capisco il senso di avere le due serie insieme, però la rivista rimane piacevole. E concludiamo con Wolverine di Benjamin Percy, ai testi, con i bei disegni di Juan José Rip. Molto molto particolari, molto molto splatter. Anche qua la serie ultimamente non mi fa impazzire e non mi piace come viene gestita la bestia, sia qua che su X-Force. Però vedremo un po', in ogni caso. E nonostante sia la settimana mutante, sono uscite anche delle cose non mutanti e un grande grande ritorno, perché sono tornati i Fantastici 4 con una nuova serie. È il numero 434 della vecchia numerazione e il numero 1 di questa nuova, una serie scritta da Ryan North con i disegni di Iban Coelho. Non mi dispiacciono i disegni nel loro complesso, è piuttosto particolare in teoria il modo in cui verrà gestita la serie. E sì, ho preso la variant che costa ben 10€, però è una variant molto molto particolare. Infatti ogni quadretto che vedete ha un effetto speciale diverso. La cosa è ruvida, Mr. Fantastic è gommatino, un po' come se fosse soft touch, come i cartonati. La donna invisibile è un po' traslucida, riflettente, con l'effetto plastificato, si nota per come riflette la luce in modo diverso rispetto allo sfondo. E la torcia umana è metallizzato, quindi è una variant molto molto particolare, ci tenevo e l'ho presa così. In ogni caso, almeno così a naso, non credo continuerò a prendere lo spillato, non per altro, ma perché tanto ormai ho dei grossi buchi sullo spillato che non recupererò mai. Mi comprerò i volumi quando usciranno e faccio prima così. Eventualmente, se proprio dovesse prendermi la serie, guardate, mi faccio Marvel Unlimited e me la leggo in digitale, perché non riesco comunque a ripartire da capo con un altro spillato che comunque avrei con cui comunque avrei dei buchi, quindi va così. E a proposito di volumi, Iron Man volume 3, Iron Man Cosmico di Cantwell con i disegni di Cafu, Angelo Unzueta, Ivan Robertson, Julius Ota e Lan Medina. Molto molto carino visivamente. In realtà devo ancora leggere il secondo volume, però questa serie la recupero volentieri direttamente in cartonato, mi va bene così. È un volume tra l'altro con ben 9 episodi a 26€, che fondamentalmente costa 1€ meno dello spillato, così facendo i conti. E quindi buono così. E avremmo concluso con Marvel, ma c'è ancora un fumetto pubblicato in America da Marvel, perché ho preso il primo numero della nuova serie di Star Wars, l'Alta Repubblica. Non credo proprio che continuerò lo spillato, state tranquilli. Però ero comunque curioso di vedere com'è questa nuova storia ambientata in un passato ancora più passato, anche se devo dire che gli autori sono gli stessi della serie precedente, in teoria, per cui non lo so. Comunque la leggerò, vediamo un po'. Nel caso mi piacesse questo primo numero, mi recupererò il cartonato anche qua, quando arriverà un po' più avanti. Però, se siete interessati a seguirlo in spillato, magari seguite un solo fumetto e volete la vostra dose mensile, potrebbe starci, ma ne riparliamo una volta che l'avrò letto. E a questo punto passiamo agli altri fumetti. Non tantissime uscite in realtà. Banalmente, per Bonelli ho recuperato Dragonero Le Mitiche Avventure, numero 5, che contiene tre storie classiche della serie precedente, soggetto e sceneggiature ovviamente di Enoch e Vietti, disegni di Luca Claretti, Vincenzo Ricciardi e Fabrizio De Fabrizis. Al solito, molto molto young, non ha forse tantissimo senso recuperarsela, però mi piace comunque avere un po' tutto Dragonero, quindi finché riesco la piglio, se poi dovesse passarmi la voglia, vabbè, la dropperò lì, però alla fine ci può anche stare. E poi, per Saldapress invece, mi sono recuperato l'ultimo volume di Buffy, l'Ammazzavampiri, versione Boom Studios, che contiene una serie di speciali usciti dopo la fine della serie regolare, ovvero lo speciale 25esimo anniversario, Buffy the Vampire Slayer Tea Time e Buffy 97.1. Anche questo non l'ho ovviamente ancora letto per una questione puramente di tempi, dedicato ovviamente a tutti i fan di Buffy, e c'è anche Giles Vampiro, per qualche motivo. E vabbè, niente di particolarissimo da segnalare, per tutti i fan di Buffy comunque un appuntamento fisso. In ogni caso dovrebbe poi uscire altra roba di Buffy più avanti nel tempo, anche se non so esattamente cosa. Vedremo. E a questo punto passiamo ai manga. Iniziamo con J-Pop, dove intanto esce il nuovo numero di Call of the Night, il manga di Kotoyama che ci porta nelle vicende notturne di un ragazzo che vorrebbe diventare un vampiro. Manga fondamentalmente romantico ma particolare, carino, a me non dispiace affatto né dal punto di vista dei testi ma anche dei disegni, che non sono malaccio, per cui particolare, quantomeno non è
super standard il tratto, è molto molto dettagliato, un manga alla fine consigliato, secondo me. E poi abbiamo Umani sull'attenti di Osamu Tezuka. Manga, anche questo, molto molto particolare, come tanti di Tezuka. Ci parla di guerra, genere, sessualità, meschinità umana alla fine degli anni 60. Tezuka provoca i lettori con la bizzarra storia dell'insignificante Taiei, un uomo normale che scopre di avere un seme speciale e che verrà usato poi per creare un sacco di soldati che combatteranno nelle guerre di tutto il mondo. Qualcosa di molto molto particolare, sono estremamente curioso di leggerlo. E il tratto è quello molto classico e non troppo definito del Tezuka di fine anni 60. Ammetto che però mi incuriosisce tanto. E a questo punto passiamo a Star, invece. Iniziamo con il ritorno di Sanpei, quinto volume di questo manga di Takao Yaguchi, che come sapete contiene le storie pubblicate dal 2005 in poi, e non è ovviamente la serie regolare, che come sempre spero arrivi prima o poi. Molto particolari le cover metallizzate con le scaglie. E davvero davvero belli i disegni del sensei Yaguchi. Particolare, non per tutti, magari la pesca forse non è proprio il tema più appassionante della vita, però è un manga romantico e pieno di buoni sentimenti, mi piace. E ancora recuperoni deluxe abbiamo Rurouni Kenshin con il volume 7 del manga di Nobuhiro Watsuki, Perfect Edition. Di qualità, non avevo mai letto prima Rurouni Kenshin e quindi sono felice di potermelo recuperare in questa edizione che alla fine comunque ci sta e ha un prezzo non male, 9 euro per un volume di queste dimensioni e anche di questo formato. E ancora classicone, Sanctuary volume 5, continua la ottima serie di Shofu Mimura e Ryuichi Ikegami tra Yakuza, cospirazioni, politica, molto 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 figo, molto molto bello, consigliato a tutti, è probabilmente una di quelle opere da non farsi sfuggire. Anche se molti si lamentano dell'edizione ed effettivamente comprendo le motivazioni, perché pare che in altri stati abbiano pubblicato un'edizione decisamente migliore. Che ci possiamo fare? Niente. E poi abbiamo Gundam Thunderbolt numero 18, continua la serie di Yasuo Otagaki che ci porta nello spazio fra Gundam vari, sempre più particolari. Devo dire che è un po' che non la leggo in realtà, ma continuo a collezionarla per la mia super passione per i Gundam di per sé. Mi piacerebbe ce ne fossero di più di Gunpla tratti da Thunderbolt, però quelli che ci sono credo di averli tutti, in realtà. Quindi, bello e consigliato. Evviva! E salutiamo Star Comics con un recupero. In realtà ho preso solo il primo volume per curiosità, voglio vedere un po' come mi ci trovo a rileggerlo, ed è il primo volume di Miracle Girls di Nami Akimoto. Ma forse essendo giapponese dovrei leggerlo Mirakurugaru, forse, non lo so. Ditemelo voi nei commenti. Quale lettura dovrei utilizzare, perché so che ci tenete molto alla lettura corretta dei titoli. Volume estremamente morbido, questo di Star Comics. Devo dire che la carta è un po' grigina, a essere sincero. Però, vabbè. La cosa veramente bella, però, ribadisco, è la morbidezza, perché è incredibilmente soft. E fossero tutti così manga Star Comics a livello di morbidezza di lettura sarei contento, anche se ribadisco, un po' grigio. Comunque, serie super amata da chi era giovane negli anni 90, credo, era Terry e Maggie in TV. Due gemelle dotate di poteri particolari quando sono vicine, molto diverse nel carattere, ma che si vogliono tanto bene. Non mi ricordo assolutamente la trama, se devo essere sincero, per cui nel caso però, se amate gli shoujo anni 90, da provare. E a questo punto passiamo a Planet e chiudiamo con loro. Settimana non male per Planet, in realtà iniziamo con Rooster Fighter 3, che niente di particolare da dire su questo ovviamente, manga di Shu Takuratani, totalmente fuori di testa, con il gallo muscoloso e i bestioni muscolosi anche loro, fuori di testa, piacevole, niente di così importante, in realtà però ci sta, e tra l'altro sotto la sovracoperta c'è una vignetta, per cui leggetela. Ma abbiamo anche delle novità. Intanto è arrivato Jumbo Max, nuovo manga di Tsutomu Takahashi, che ci porta nell'allegro mondo delle medicine per i problemi erettili. Non lo so, non l'ho ancora letto, ma mi sa un po' di Breaking Bad come idea. Cioè, il protagonista ha dei problemi, troverà un farmaco miracoloso e deciderà di autoprodurselo, e temo che questo gli porterà un certo numero di problemi. Però non lo so, non l'ho ancora letto e vado proprio a naso. Magari non va così, poi vedremo. Ed è uscito anche il primo numero di Guitar Shop Rosie, sempre di Tsutomu Takahashi. Ci porta in un negozio di riparazione chitarre e sembra una roba molto molto particolare. Mi interessa provarlo, vediamo un po' com'è. Vi faccio notare che li ho comprati, sia questo che Jumbo Max, nel bundle in cui c'era il regalo la cartolina, ma vabbè, per averla o non averla, tanto li avrei presi comunque tutti e due. Ma vi faccio notare che in teoria dovrebbe uscire, non si sa quando, la versione variant di questa con il plettro.
forse, non lo so. Io me ne frego, per cui ho preso questo normale. Però se siete fan ghiotti di Variant e non lo volete doppio, suggerirei di aspettare, sempre che Panini poi lo faccia uscire. Non so cosa dirvi. Ma abbiamo ancora un paio di cose interessanti. La prima è un gradito arrivo, ovvero quello di Duranchi, volume speciale e unico, con l'ultima storia scritta da Kentaro Miura. I disegni in teoria sono dello studio Gaga, credo, e ci parla di una sorta di divinità che scenderà nel mondo umano a fare delle cose. Non lo so, i disegni sono veramente, veramente belli. Ovviamente non ci sarà mai un sequel e il volumetto è anche molto ricco di extra e cose speciali, studi per quello che era fondamentalmente l'idea iniziale, ovvero intitolata Amazones. Ora, tutto molto bello, anche se non capisco sinceramente il senso di fare la versione economica, visto che è un volume unico, tanto valeva fare già il tankobon con sovracoperta un po' più bellino, saremmo stati tutti più contenti, secondo me. Ma d'altronde così Panini può venderlo due volte, visto che probabilmente fra, non so, un anno e mezzo faranno uscire la versione più figa? E poi, felicità personale, è finalmente arrivato Berserk Maximum numero 27, con cui arriviamo in pari con tutte le storie scritte dal maestro Miura. Infatti con questa, conclusa la pubblicazione di tutti i tankobon originali, però già nell'ultima pagina ci dicono di attendere i prossimi, e ce lo faranno sapere ovviamente su anteprima quando arriveranno le storie nuove. E quindi, beh, direi che continuerò ad acquistare Berserk Maximum, che sarà qua brutta quanto volete a livello di costina, ma è davvero un piacere leggersela in questo formato, molto molto comoda, bellissime le tavole in questa dimensione. Sono proprio contento che Panini si sia ricordato anche di noi che l'abbiamo comprata per anni, e tra l'altro il prezzo è comunque ottimo, perché sono 10,90€ per 328 pagine in formato gigante. E con questo abbiamo concluso con i fumetti della settimana. Come sempre, fatemi sapere voi cosa avete acquistato, se mi sono dimenticato qualcosa, se c'è qualcosa di fondamentale che volete segnalarmi, datemi i vostri commenti, sono felice di leggerli e di rispondervi, anche se forse non questa settimana. Comunque, con questo per ora è davvero tutto, ci vediamo al prossimo video e per ora potere pelato!